Buonissima, fatevi anche voi. Guardate qua, guardate qua com'è bella, lucida, non ha grumi. Oggi ci andiamo a preparare una bella crema pasticcera. Latte fresco all'interno di una casseruola. Così. Mezzo litro, eh? Poi raddoppiate le dosi. All'interno ci andiamo a grattare del limone fresco. Io faccio così. La grattugia mi va a fare dei pezzi troppo grandi, io invece voglio giusto l'essenza e la scorza superficiale. Andiamo a mettere la quantità che desiderate, tanto questa qua non è una crema limone, quindi andiamo a personalizzare il gusto. Mettetene voi una quantità che preferite. A me basta così e andiamo a mescolare. Perfetto. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere la pasta di vaniglia. Mettiamo un goccio qui e un goccio qui nelle uova. Ok, adesso andiamo sul fuoco e facciamo sobbollire il composto. Prima di far sobbollire il composto, ci andiamo a preparare la miscela di uova e zucchero. Così, senza sbattitore elettrico, andiamo a mischiare i porli con lo zucchero. Mi raccomando, fatelo energicamente. Così si scioglie anche bene bene lo zucchero. Non deve essere montato, mi raccomando. Così va benissimo. E ci andiamo a mettere o la fecola di patate o la maizena. Con questo metodo qui non verranno grumi. Così. L'ho fatta volare un po' fuori, ma pazienza. È pochissimo. E giriamo il composto con una crusta, un crustino, una marisa, quello che volete voi. Guardate qua com'è bella liscia la crema, eh. Guardate qua. A posto, abbiamo quasi fatto, eliminiamo eventuali grumi. Così. Trasferiamoci sul fuoco. A posto, io ho messo il latte qua sul fuoco, deve sobbollire. Appena sobbolle, passiamo al prossimo step. Latte sobbollito e lo andiamo a versare nel contenitore qui. Ok, così. Iniziamo a mescolare. Non succede niente, non coagula tanto, ma siamo ancora agli 80 gradi. Non succede niente. Fate così, in modo che non si sciolgono grumi, cose, che molti fanno la crema pasticcera piena di grumi, non capisco il motivo. Andiamo a versare il contenuto di nuovo nel contenitore. Non del tutto, in modo che ci togliamo i residui. Così e versiamo. Così. Seguite questa ricetta e fate una crema pasticcera per farmi i complimenti. Torniamo sul fuoco affinché non coagula. Adesso dobbiamo far coagulare la crema. Non ci vuole niente. Il tempo che coagula, appena si tira la crema, la togliamo dal fuoco. Così, girate sempre, se no si attacca. Ecco, è iniziata la coagulazione. Guardate qua. Lo iniziate a capire perché iniziate a trovare resistenza nel girare. Mancherà pochissimo, appena scompare sta sciuma qua, se non volete la sciupa su cappuccino, ed è pronta, ci siamo quasi, eh? Un altro po'. Eccola qua, guardate quanto è bella la crema! Siamo pronti, via dal fuoco! Versiamo subito nel contenitore, guardate qua. Adesso i residui, le capentole e lo togliete, così. Piccolo consiglio, mi fermo un attimo. Se volete la crema pronta prima, mettete una ciotola di vetro in freezer, deve essere super ghiacciata, e versate la crema dentro. Girate affinché non scende la temperatura al di sotto dei 60 gradi. Guardate qua. Mamma mia, buona. Buonissima. Girate un po', almeno scendiamo di temperatura. Così. Guardate qua com'è bella. Guardate la texture. Così facciamo scendere un po' la temperatura. Così. Girate sempre. Guardate qua. Guardate qua com'è bella, lucida, non ha grumi. Così. Ci siamo. Adesso pellicola a contatto e la mettiamo a raffreddare. Ecco qua, la crema è pronta. Che significa? Che i bomboloni li abbiamo fatti. Adesso ce li andiamo a mettere qua nel piatto. Buchiamo e mettiamo
la nostra crema dentro. Non vedo l'ora. Buonissima! Fatela anche voi!